questo stabilimento negli anni 2001 fino al 2007-2008 aveva una produzione a circa di 1 milione di pezzi, poi per crisi di vendite all'esterno, il mondo che sta cambiando, ha avuto un calo esponenziale. Quindi sicuramente oggi noi abbiamo una realtà che, non è, che è ben diversa rispetto a quella di prima e ben diversa di quello che probabilmente qualcuno sta rappresentando, perché anche su Napoli ci sono alcune difficoltà che noi viviamo quotidianamente e che stiamo cercando come, come forza sindacale, come RSU, di approcciare e di portare avanti. Quante sono le persone attualmente impiegate e quali sono i volumi produttivi realizzati? Allora, lo stabilimento di Napoli ad oggi sono circa 587 unità. Abbiamo oggi un carico produttivo di circa 540-550 mila pezzi, però ti devo dire anche che noi oggi ci stiamo apprestando a lanciare un nuovo prodotto chiamato Omnia e con una, con un completamento di questa, questo prodotto a giugno con il lancio di un'ulteriore gamma che è la 12 kg. Noi siamo una fabbrica che produce lavatrici di alta gamma, quindi partendo da, dalla 8 kg arriveremo fino a una 12 kg. E ti confermo che quando eravamo ancora noi solo Whirlpool senza l'acquisizione di Indesit è stata fatta una scelta strategica su Napoli di investire circa 40 milioni di euro sul prodotto e anche sul processo. Al momento stiamo aspettando i tavoli ministeriali che si devono ancora concludere e quindi diciamo che io credo che c'è un errore alla base di chi ci sta governando in Campania, perché c'è una forte desertificazione del lavoro. Voi la vicenda Ansaldo, voi la vicenda Alenia, ora Carinaro, quindi non so dove si andrà a finire di questo passo. Tu come vedi il futuro qui alla Whirlpool a Napoli? Tutto dipende dai nostri politici, dalla, dal mondo del lavoro, dove noi certamente diciamo no alla chiusura di Carinaro, siamo tutti solidari con loro, e perché tutto può essere una ripercussione su di noi. Noi speriamo che tutto venga risolto lunedì al Ministero, dove ci daranno delle risposte serie e concrete.